impegno, di cui fra le altre cose dice: serve alla città e alla regione per convincerci che la pochezza demografica non ci condanna ad essere insignificanti se entrano in campo la conoscenza, la dedizione e la competenza. Io ieri, in una brevissima e veloce chiacchierata telefonica che ho avuto con D'Alfonso, ho sentito anche le idee su la volontà di realizzare due progetti, e cioè delle borse di studio intitolate proprio a Filograsso e alla Porta, e anche la realizzazione di un volume in cui vengano raccolte le storie delle eccellenze abruzzesi. Grazie al Liceo Classico che ci consente questa bella iniziativa, alla preside Luciana Vecchi, a Roberta Zimei che ci sta facilitando anche la combinazione dei diversi contributi, a chi ha già parlato, e naturalmente anche alla bella competenza del rettore Stefano Pivato, rettore magnifico e stimato dell'Università di Urbino. Ci serviva questo contesto per ricordare nella maniera più adeguata la qualità di queste due belle figure della nostra città, ma anche della riflessione intellettuale nazionale. Non solo sulla pedagogia, come è stato detto, come credo completerà con la sua bravura il rettore Pivato, ma anche sulle questioni più stringenti del vivere collettivo. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare anche io i familiari di Nando Filograsso e gli amici che a volte hanno e hanno avuto un rapporto ancora più stretto del vincolo familiare del professor Raffaele La Porta. Molti sono presenti, altri avrebbero voluto, ma è come se ci fossero. Ringrazio anche persone che mi hanno aiutato a cogliere il valore della memoria collettiva, intanto su queste due personalità e poi su altre, delle quali ci occuperemo in seguito nel corso del 2014. Dicevo, sono state due figure di intellettuali che hanno permesso di fare passi avanti anche alla compiutezza della riflessione scientifica della pedagogia. A Raffaele La Porta, come sanno le persone che hanno anche titolarità di lavoro al riguardo, si deve un processo di autonomizzazione della pedagogia, per esempio della filosofia, fino all'arrivo di La Porta nella grande produzione scientifica e intellettuale. C'era una specie di combinazione, se non di confusione, tra l'attività produttiva propria della filosofia e quella della pedagogia. Ma qual è il taglio che noi dovremmo precisare oggi per cercare di riportarci a casa una fotografia all'altezza del di più che hanno facilitato La Porta e Filograsso in ordine alla pedagogia, ma anche al rapporto che hanno saputo declinare con la vita collettiva, con il tema dei diritti e dei doveri della vita collettiva? Vedete, entrambi, lo ha detto con la sua maestria anche il professor Santamaria, entrambi hanno messo al centro la scuola. Ci sono tanti modi di mettere al centro la scuola. La Porta e Santamaria hanno messo al centro la scuola poiché solo la scuola, con quel prodotto speciale che è l'educazione, che riesce solo alla scuola, fa sì poi che la persona, cittadino di domani e dopodomani, si doti, io uso un'espressione che mi aiuta molto a cercare di spiegarmi, dota la persona, cittadino di domani e dopodomani, di quello speciale scaffale mentale che gli consente di reagire ai milioni di impulsi che una società come questa riversa sulle giovani generazioni. Una scuola che per La Porta e anche per Filograsso è restituita alla comunità e consente alla comunità di restituirsi alla scuola, questa specie di doppio abbraccio, di prendersi in braccio, dove la missione, l'ambizione non è soltanto la formazione, ma è appunto l'educazione. Una scuola che consente, così concepita, di reagire per esempio alla televisione spazzatura. Voi provate ad immaginare quanta comunanza ci può essere tra gli apporti di questi due intellettuali e un pensiero, anche questo molto stabile al tempo, di un gigante della riflessione intellettuale come Pierpaolo Pasolini sui rischi della televisione spazzatura,
su quella che si chiamava allora, negli anni fine 60, l'industria culturale dominante che azzera la capacità delle coscienze. Mi convince molto e mi aiuta, me ne voglio quasi servire, non solo per dire qui ma anche in seguito, quello che la Porta consente per quanto riguarda anche l'arricchimento giuridico, giuslavorativo della comunità nazionale italiana. Noi nei contratti di lavoro oggi ritroviamo le 150 ore per coloro i quali lavorano per completare la propria formazione. Questo elemento di arricchimento giuslavoristico nei contratti di lavoro lo si deve a Raffaella Porta, che fu un grande suggeritore di Lama. Io mi aspettavo che questo fosse stato detto prima, perché io non ho l'appropriatezza anche della militanza. Fu la Porta che fece capire come dalla elaborazione della necessità della educazione permanente, declinata in sede giuridica, significa poi consentire al lavoratore di continuare a prepararsi, ad attrezzarsi, a rendersi titolare di strumenti per decodificare non solo il luogo del lavoro, ma anche la società. E guardate, proprio in quel libro che è stato richiamato da Valente e da Adelchi De Collibus, quel libro che ha raccolto i contributi di un'altra stagione del centro, Le preghiere dell'aereo, mi pare che avesse come titolo, proprio in quel libricino, c'è un articolo, secondo me straordinario, un articolo fotografia, quando la Porta, diciamo, prende un po' in giro l'espressione, credo, di Benedetto Croce, che c'è una preghiera del laico che è la lettura del quotidiano. Con quella battuta la Porta si pone anche il tema, diciamo, degli obblighi di ciascuno di coltivare la dimensione della coscienza e quindi di mettersi in rapporto al cielo, ma anche poi di fare qualcosa per modificare ciò che non va. E alla preghiera del laico lui ci lascia scritto che preferisce l'atteggiamento di San Benedetto da Norcia, quando mette insieme San Benedetto nel suo insegnamento, oltre che la dimensione della coltivazione della coscienza e della preghiera, poi anche una volontà modificativa di quello che non va, in quel ora et labora che lui richiama in quell'articolo. E lui, in più di una circostanza, riesce ad incidere nella realtà delle cose. Lo fa quando suggerisce a Lama le 150 ore da mettere in contratto, ma lo fa quando edifica, per esempio, l'esperienza collettiva del movimento di collaborazione civica. La collaborazione civica del suo movimento nel 1972 consente le università anche al Mezzogiorno d'Italia. Oggi doveva essere con noi anche Giuseppe De Rita. Purtroppo non sempre la forza fisica consente a tutti di fare ciò che si desidera. Lui oggi voleva essere qui, ma non aveva la forza fisica per essere qui, che è riguardato da uno speciale dolore. De Rita ci avrebbe detto, sono convinto, che le università sono state grandi agenzie di sviluppo. Le università, soprattutto nel Mezzogiorno italiano, in Calabria l'università nasce per intuizione, per iniziativa, per determinazione, per mobilitazione, per positiva testardaggine di Raffaella La Porta. Vedete poi come anche chi è grande nel cervello riesce ad essere incisivo anche con i pollici capaci di cambiamento. Lo ha voluto, ne ha capito l'importanza e ha determinato quel tipo, diciamo, di riforma nell'assetto delle cose. Mi convince molto, per esempio, quello che lui mette in evidenza in ordine all'inimicizia che lui in ogni dove testimoniava nei confronti dell'ideologia. Lui ci ha lasciato come insegnamento che c'è un nemico dell'educazione e l'ideologia. Oggi, se fosse stato vivo, sarebbe stato con noi Luciano Lussi, che ci ha insegnato a me e a generazioni di studenti, che c'è un nemico che si aggira da sempre in Europa, in Italia, nei nostri territori, che è l'ideologia, che in un qualche modo blocca, rimpicciolisce la capacità di lettura, di comprensione della realtà, costringe ad una certa lettura la realtà quando la realtà è più grande, più varia e plurale. Su questo io colgo una straordinaria capacità di tenersi per mano del pensiero di La Porta e di quello di Filograsso. C'è questo bellissimo libro di Filograsso che io ho avuto in dono non indagabile dalla famiglia Filograsso,
E con questo libro si coglie esattamente e compiutamente tutto il pensiero di Tito Grasso, che è straordinario, in ordine per esempio a quanto grande è quello che vi consente lo studio, la cultura, la formazione, l'educazione. Filo Grasso che riesce a concepire le necessità di Pescara Vecchia, le necessità di Pescara sul piano del funzionamento delle attività teatrali, e nello stesso tempo Filo Grasso che concepisce il bisogno di una cittadinanza planetaria. Me appassiona molto pensare ad una nuova forma di cittadinanza. Nel 1861 l'Italia ha conosciuto la cittadinanza nazionale come patto tra diritti e doveri, tra chi vive sul suolo e poi la dimensione statuale. Il rettore Pivato è un contemporaneista molto bravo, uno storico contemporaneista molto bravo, poi lo sentirete, quello che ci dirà e quello che ci regalerà. Rettore, sono molto interessato, come se fossi uno studente, e invidio i ragazzi che sono qui da studenti di questo bellissimo liceo. Mi piacerebbe ancora cercare di gettare il seme di una ricerca che è bloccata in Italia ma anche in Europa. Qual è il contenuto di una cittadinanza europea? È immaginabile configurare una cittadinanza planetaria? Filo Grasso è un appassionato del pensiero di Chomsky, che è un linguista straordinario che sta dando grandi contributi al processo di pace e di pacificazione. Chomsky è quello che ci ha insegnato che più che i militari in Iraq servirebbero 60-70 mila insegnanti. Chomsky ha riempito delle sue pagine la lettura appassionata di Filo Grasso. Filo Grasso scrive un intero capitolo sul bisogno che c'è oggi qui di un governo mondiale che edifichi una cittadinanza planetaria. Filo Grasso concepisce la dualità della persona, una persona che produce conoscenza ma che dispone anche di coscienza, e Filo Grasso arriva a concepire come l'assetto di un consorzio civile non si edifica sulla forza della norma o sulla presenza della sanzione, ma l'assetto tranquillo, progressivo di un consorzio civile si edifica addirittura sul protagonismo della coscienza. La norma funziona non se c'è la sanzione, ma se la coscienza riconosce il valore di quella norma. È straordinario questo, è profondamente moderno, innovativo, lui che si pone ad ogni piè sospinto il tema della dualità della persona, quella che è appassionata dalla tecnica che produce, ma anche quella che si pone il tema della domanda della coscienza, si pone il tema della dualità della città. Pescara Vecchia, lui scrive su Pescara Vecchia, qui c'è un sindaco che ha fatto molto per fare sì che Pescara Vecchia ritrovasse la sua luce, è presente Carlo Pace, la sua capacità di attrattiva. Lui dice, oltre a quello che si è fatto, che va bene, che la rende anche città internazionale, facciamo in modo da ritrovare i tratti identitari del passato. Lui si pone il tema della società del teatro di Pescara, in contrapposizione ad una certa televisione. Si pone il tema del governo internazionale. Si pone il tema del bisogno di un secondo illuminismo in Italia e in Europa, che scovi nuovi diritti ma soprattutto nuovi doveri. Per tutto questo io penso che noi avevamo l'obbligo di ricordare Filo Grasso e La Porta. Ometto di parlare di quello che lui ha detto ad alta voce per primo nel 66 sul ruolo degli aerei, del cielo a favore dell'Abruzzo. Quello che lui ha concepito come prossimità di Pescara e dell'Abruzzo rispetto all'altra parte dell'Adriatico, ometto di dire questo perché è facilmente trovabile. Ma perché era doveroso farlo al liceo classico? Perché era doveroso farlo adesso? Perché era doveroso cominciare con queste due personalità? Intanto perché è bene mettere al centro la scuola anche nel processo di memoria per la vita collettiva. Perché credo che questa scuola, come negli anni passati, anche nel futuro debba essere protagonista, diciamo, di quello che deve durare a favore della collettività, e cioè il bisogno e il diritto di educazione. Noi abbiamo cominciato il cammino nazionale nel 48, diciamo dopo il ritrovamento della democrazia, stabilendo il diritto al lavoro come diritto fondamentale. Noi dovremmo adesso riprecisare quel diritto. C'è un diritto all'educazione, che è un diritto fondativo della comunità nazionale ed internazionale, e il liceo classico ha sempre fatto molto bene su questo fronte.
Ma perché questi due autori? Perché sono due pescaresi illustri, perché ci aiutano a capire come non è vero che la nostra inconsistenza demografica ci consegna all'insignificanza. A tratti si dice, cari cittadini di Pescara che siete qui, si dice che l'Abruzzo tanto non può fare nulla, perché siamo pochi demograficamente. C'è qualche competente di risulta che dice che l'Abruzzo ha bisogno di gonfiarsi numericamente, come se fossimo la città di Ur che deve dichiarare guerra. Noi abbiamo bisogno di intercettare flussi, relazioni, di esprimere potenza di qualità in quello che noi offriamo. Ma noi abbiamo bisogno soprattutto di sapere quanto è stato valente l'Abruzzo nei secoli passati e nei decenni passati. Abbiamo cominciato con delle bravure vicine a noi, ma sappiamo che, per esempio, un gigante nato a Penne, vissuto a Chieti, di nome Romualdo de Servic, favorì un salotto che diede linfa all'Europa dei lumi, all'Europa che meglio progrediva in avanti. Anche lui, Romualdo de Servic, voleva donare 12.000 libri alla biblioteca de Meis e riuscì a donare quei 12.000 libri, caro Valente. Salvo poi, a distanza di un secolo e mezzo, due secoli, di ritrovarsi con la biblioteca de Meis che è inaccessibile e infrequentabile. Noi abbiamo avuto Romualdo de Servic che ha fatto quello che ho provato a tratteggiare, ma abbiamo avuto un gigante in provincia di Chieti che si chiama Giuseppe De Tomasis, che ha dato un calcio al feudalesimo, facendo in modo che si concepisse il passaggio dal possesso alla proprietà privata. Un signore di Montenero d'Oro, Giuseppe De Tomasis. Abbiamo avuto uno straordinario uomo del diritto a Bomba che si chiama Silvio Spaventa, che ha concepito il diritto agli spostamenti rapidi attraverso le ferrovie e ha concepito la necessità, in un sistema moderno, di un rapporto paritetico tra Stato e cittadino, edificando l'insediamento del Consiglio di Stato. Tutto quanto questo ci deve dare il dovere di studiare, di sapere, di competere, di difendere, di pensare, di progettare, di riformare. Se non c'è memoria, non ci può essere progetto. Ecco perché era doveroso che noi ci trovassimo qui a capire quanto grandi sono questi nostri conterranei, in questo caso anche concittadini. Al rettore Pivato io dico davvero grazie, perché è venuto qui anche ritagliando rocambolescamente nella sua agenda due ore e mezza. So che lui vuole molto bene la città dalla quale ha avuto questa responsabilità rettorale, Urbino. E mi è piaciuto molto quello che lui ha scritto, ha fatto scrivere, ha detto ad un quotidiano nazionale domenica scorsa. Urbino candidata come capitale della cultura per l'Italia. Urbino che non è grande con le categorie normali della grandezza, non so, 1 milione di abitanti, 2 milioni di abitanti. È grande per quello che ha fatto nel Rinascimento, per la qualità della convivialità che si può toccare con mano lì, che si può godere lì. Il Rinascimento è nato anche per iniziativa della qualità della vita che si è potuto testimoniare lì. Vedete, è sempre la qualità dei prodotti che o il consorzio civile o alcuni singoli riescono ad assicurare. E io sono convinto che Urbino, anche per il valore di questa università, abbia diritto al nostro augurio. Lei, rettore, è venuto qui, ci ha fatto una grande gentilezza, io le restituisco la preghiera del successo di questa candidatura. Grazie a te. Numerosi spunti emersi da questo convegno e ciò che spetta al magnifico rettore dell'Università di Urbino, il professor Stefano Pivato. Grazie a tutti voi per essere qui stamane. Accetto volentieri gli auguri e in bocca al lupo di Luciano Alfonso per Urbino, capitale della cultura europea nel 2019. Io non sono un pedagogista, sono uno storico, ma ho accettato volentieri l'invito che mi è stato rivolto, proprio perché si celebrano due figure legate in maniera diversa a Urbino, la Perla Porta e Nando Filograsso,
poi io sono stato compagno di banco, forse i familiari lo ignorano, ma io ero preside alla facoltà di lingue, io ero preside del Fondo Scienze della Formazione. Eravamo compagni di banco, quindi 6-7 anni insieme abbiamo condiviso queste sedute, devo dire spesso noiose, diciamo che erano meno noiose proprio perché erano più grassi, erano persone divertenti, quindi mi starebbe parecchio, come succede nei consigli comunali e nei consigli regionali. Detto questo, perché ho accettato volentieri? Certo per le due figure, ma perché tutte le volte che si parla di scuola, di educazione, io credo sia un bel segnale di speranza. La preside del liceo dice appunto, ma questa è una modesta scuola, beh, magari ce ne fossero. Io tutte le volte che si inaugura o si parla di scuola, cito sempre un'intervista che forse pochi di voi conoscono, un'intervista che viene fatta nel 69 da Werner von Braun, che è il padre della U2, di micidiali bombe che dalla Germania appunto cadevano su Londra, su Inghilterra, che viene compreso dagli americani del padre dell'Apollo 12. Colui che manda il primo uomo sulla Luna. All'indomani dell'allunaggio, un intervistatore gli rivolge la domanda: ma scusate, ma a che cosa serve? Mi scusi, von Braun, a che cosa serve andare sulla Luna? Quali vantaggi ci sono? Von Braun dà una risposta che è disarmante. Ci si è mai chiesto che cosa serve la nascita di un bambino? Chiediamoci che cosa serve la nascita di una scuola, è un segnale di speranza, parlare di educazione, parlare di grandi figure appunto di educatori. In un momento come questo poi, in un momento come questo nel quale veniva ricordata da chi mi ha preceduto, e tutte le agenzie del sapere hanno applicato il loro al loro ruolo. Pensate alla politica. Oggi hanno dovuto aggiungere un aggettivo, non so se ci avete mai fatto caso, la politica, per renderla praticabile, si dice la bella politica. Pensate alla televisione, veniva ricordato anche questo poco fa, pensate al ruolo educativo che ha avuto la televisione negli anni 50, 60, inizialmente proprio, veniva anche questo ricordato, comincia a notarlo Pasolini anche negli anni 70, no? Senza bisogna scomodare la trasmissione come non è mai troppo tardi, ma la televisione ha svolto, tanto ha insegnato l'italiano, ce l'ha detto De Mauro, è vero, è abdicato completamente dagli anni 80 questo ruolo per la televisione, e allora è la scuola. È alla scuola che bisogna guardare perché appunto non torni ad essere, continui a esercitare questo ruolo primario di educatore. Veniva citato poco fa Chomsky e appunto la passione di Filo Grasso per Chomsky, la frase di Chomsky che diceva appunto svuotate gli arsenali, riempite le scuole. Mi viene in mente la frase, molti di voi, molti di noi hanno l'età per ricordarvi l'insediamento di Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica, siamo all'inizio degli anni Ottanta, quando insediandosi appunto alla Presidenza dice svuotate gli arsenali e riempite i vostri granai, e dico svuotate gli arsenali e riempiamo le scuole. Questo credo sia il messaggio che può dare stamani questo bellissimo incontro. Venendo alle due figure, io torno a ripetere, non sono un pedagogista ma uno storico, ma se posso individuare, qui magari chi sa di pedagogia mi bacchetta, ma io la leggo così, il filo che unisce queste due grandi figure sul piano degli studi, lo individuo in quella grande figura di educatore che è Dewey, che credo che in un certo modo accomuni i due studiosi, perché entrambi, sia pure da angolature diverse, sono occupati di Dewey. Penso a Nando Filo Grasso, che esordisce addirittura nel 68 con un libro, Meditazione di Juane,
e che cura poi gli atti del convegno internazionale che sono svolti qui, non so, ieri e oggi, pure penso alla Porta, appunto all'assoluto pedagogico saggio sulla libertà in educazione. Perché la figura di questo studioso è importante? Perché per la prima volta viene tradotto in Italia fine anni 40 e inizio anni 50. Perché era un filosofo, un pedagogista misconosciuto dal fascismo, dall'etica di Bigliani, viene scoperto da Enrico Zagnoletti, da Paolo Paduano, con la sovrintendenza appunto di Lamberto Borini, che traducono quest'opera appunto di Dewey, Democrazia e Educazione, che era comparsa fin dal 1916 appunto a New York. Quali speranze dava questo libro e infondeva in chi allora appunto queste due figure di educatori come Piovrasca e La Porta che cominciavano a riflettere sulla scuola e che cos'è la scuola nel periodo del boom economico? Io dico sempre, insegnando storia ai miei studenti, che l'età contemporanea non inizia col risorgimento, che l'età contemporanea non inizia con la prima rivoluzione industriale italiana, forse non inizia neanche con la prima guerra mondiale, ma inizia col boom economico. Inizia col boom economico perché? Ma perché nel giro di 5 anni, 1958-1963, l'Italia cambia completamente volto. Cambia completamente volto e anche mentalità. Ed è proprio nel mondo economico che noi dobbiamo rintracciare che cosa? Beh, quella una delle punte, perché la nostra classe politica, se noi andiamo a leggere i quotidiani internazionali, tutti i quotidiani usano un sostantivo per descrivere l'Italia, che è questo, anomalia, no? Ed è vero, noi siamo il paese delle anomalie. L'anomalia più grave l'incapacità assoluta di fare riforme. Noi non siamo in grado di fare riforme. L'unica stagione che ci ha provato, in qualche caso c'è riuscita, in qualche caso c'è la classe politica c'è riuscita, è appunto la stagione da 58 al 63, il centro-sinistra, soprattutto il varo della riforma della scuola media unica, ecco, per dire l'importanza che nel boom economico, le speranze che il boom economico accendeva in chi credeva nell'educazione, in chi credeva nell'istruzione, portare, guardate che noi arriviamo sempre in Putin, arriviamo ovviamente in Europa e non solo in Europa, ma portare l'educazione e l'istruzione obbligatoria dai 10-14 anni è stato un traguardo spettacolare. Direi forse una delle più grandi riforme dell'Italia della prima, della seconda o della terza Repubblica. Perché noi veramente in Italia ci connotiamo con questa particolarità, l'incapacità di fare riforme. Ecco che allora la spinta di chi dirige la rotta della politica verso l'educazione e l'istruzione è molto importante. Ecco perché è molto importante appunto riflettere questa mattina appunto su due figure di educatori, sulla scuola, sul ruolo della scuola. È importante rifletterci perché guardate, se noi andiamo, io mi sono tirato fuori ieri alcuni dati, i dati sulla spesa per studente, per istruzione sono desolanti. Se pensate che l'Inghilterra spende annualmente per studente $24,000, gli Stati Uniti $24,000, l'Inghilterra $13,000, la Germania $12,000, la Francia $10,000, una media europea di $11,000 e l'Italia ampiamente sotto la media, spende $8,000 per l'istruzione all'anno. La spesa annuale per studente non fa altro che confermare questo: gli Stati Uniti $8,400, l'Inghilterra $9,400, la Germania $10,200, eccetera, eccetera, l'Italia $5,400.
ampiamente sotto la media. Non lasciamo stare il PIL, perché se consideriamo poi il PIL, la spesa per la ricerca rispetto al PIL in Italia è lo 0,33 contro lo 0,38 della Francia, lo 0,41 della Germania, lo 0,45 degli Stati Uniti, e una media europea che è dello 0,40. Credo che questi dati ci debbano far riflettere. La scuola non è finanziata adeguatamente. Credo sia una riflessione ovvia. Ma non è neanche vero che ci sono troppi insegnanti. Scusate, ma pensate a quanto è stata svalutata la professione dell'insegnante, il ruolo sociale dell'insegnante, non parliamo di quello morale, non parliamo neppure dello stipendio, perché proprio la svalutazione del ruolo sociale dell'insegnante, di questa figura, ma non è retorica, credetemi. In Italia siamo anche in questo sotto la media, ampiamente sotto la media degli insegnanti in rapporto agli studenti. Questo vale per gli elementari, questo vale per i medi, vale per i superiori, vale anche per l'università, perché ci sono pochi docenti rispetto agli studenti. Noi lo vediamo all'università quando ci troviamo di fronte a aule di 2, 3, 400 studenti. Questo non succede da nessuna parte, ve lo garantisco. Il numero ottimale di studenti per un'istituzione come quella universitaria, 20, 30, massimo 40, sono già troppi. Le aule sono raffollate. Non solo, noi abbiamo meno studenti, meno laureati, perché la media dei nostri laureati è molto più bassa rispetto alla media europea. Pochissimi si laureano, c'è una percentuale che non sfiora neppure il 10%. Riflettiamo su questi dati, sono dati che ci danno proprio l'idea dello stato di abbandono della nostra scuola, della nostra istruzione. E allora proprio sotto la spinta dell'insegnamento di grandi figure di educatori che nella scuola devono tornare a investire. Non so se avete fatto caso di come si è cambiato il linguaggio in Italia in questi ultimi anni, soprattutto durante il periodo del governo Monti. Ci sono affacciate nuove parole, spread, chi lo conosceva prima, no? Noi abbiamo imparato per 12-13 mesi, ma in parte anche adesso, no? A esprimerci solo attraverso il linguaggio economico, no? Come se il PIL debba essere il nostro unico punto di riferimento. Smettiamolo per piacere, anche perché più di 50 anni fa ce lo diceva un grande personaggio di smetterla di ragionare in questi termini, ed era Robert Kennedy. Io non so se avete presente, pochi giorni dopo, purtroppo che c'è. Sapete che c'era finito fatto, ma il 18 maggio del 68 Robert Kennedy pronunciava all'Università del Kansas un discorso che ha fatto epoca, un discorso nel quale evidenziava fra l'altro l'inadeguatezza del PIL come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate. E che cosa diceva Kennedy? Lo riassumo, lo sintetizzo. Diceva Kennedy: non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo, proseguiva Kennedy, misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo, il PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattito o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti, tutte cose che sono state dette stamattina, tra l'altro. Non ti
tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali né dell'equità dei rapporti fra di noi. Misura tutto il PIL, in breve, misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Si parlava appunto di qualità della vita. Oggi fortunatamente noi abbiamo un ministro del lavoro, prima di fare il ministro del lavoro faceva era presidente dell'Istat, e si parla di un diverso parametro proprio per misurare il benessere della nazione. Si parla appunto di BES, l'indice di un benessere più ampio, che non è solo quello economico. E dentro questi indici ci stanno fortemente i valori della scuola, i valori dell'educazione, i valori appunto i valori della cultura. Ecco, io credo che 50 anni dopo dobbiamo tornare a ragionare in questi termini, nei termini nei quali ci invitava appunto a ragionare Robert Kennedy. Certo, ragionare senza i parocchi dell'ideologia. Io ho vissuto sulla mia pelle, come l'hanno vissuta tutti i docenti universitari, questa via crucis che è stata la riforma Gelmini. No? È una storia curiosissima per dire quanto tempo perdono i nostri politici e che cos'è la bella politica rispetto alle politiche cariche di ideologia. Questa riforma Gelmini è un iter che è durato 10 anni. È stata iniziata dal centro-sinistra, proseguita dal centro-destra, ripresa dal centro-sinistra, definitivamente varata dal centro-destra, tanto che porta il nome del ministro del governo Berlusconi. E tutti, dico centro-destra, centro-sinistra, erano d'accordo su questa riforma, solo che quando la varata inizialmente il centro-sinistra, il centro-destra praticava. Quando poi la varata il centro-destra, il centro-sinistra partirà. In realtà non è una riforma né di centro-destra né di centro-sinistra. È una riforma che io definisco gatto-partesca. Avete presente il principe di Salina, che cosa dice? Si cambia tutto perché non cambia niente. In realtà con quella riforma non è cambiato niente. Allora smettiamola, se possiamo rivolgere da questa mattinata un suggerimento ai nostri politici, smettiamola di fare dell'ideologia, occupiamoci veramente della scuola. Credo che questo possa essere l'insegnamento migliore che ci viene da questa mattinata che si è svolta appunto all'insegna del ricordo Fernando Di Lograsso da Padova. Vi ringrazio. Soprattutto grazie a tutti voi che siete stati con noi. Grazie e buona giornata.